Bene ragazzi, abbiamo visto prima le applicazioni delle derivate con la fisica e ora guardiamo qualcosa che con la fisica c'entra. Noi stiamo per, con i miei ragazzi di quinto, stiamo per affrontare il problema dell'elaborato e immaginate di avere magari una funzione nel tempo dal punto di vista grafico, ma di non avere la sua equazione. Quindi è difficile poi, ad esempio, valutare la velocità con cui una cosa cambia nel tempo se tu la derivata non sai di cosa farla. E quindi, se io ad esempio di una legge oraria ho solo il grafico, la posizione come cambia nel tempo, posso trovare comunque informazioni sulla velocità e sull'accelerazione? Sì. E sì, perché abbiamo ad esempio visto, e cominciamo adesso a riempire questa tabella con delle cose che sappiamo già, sappiamo che quando la funzione è crescente, la sua derivata è positiva. E sappiamo che quando invece la funzione decresce, la sua derivata è negativa. Inoltre sappiamo che quando la funzione non sale e non scende, abbiamo un punto stazionario, che potrebbe essere, okay, quindi un punto che ha la tangente orizzontale, che potrebbe essere un massimo, potrebbe essere un minimo, o potrebbe essere un flesso a tangente orizzontale. Per questi tre punti la derivata fa zero. Quindi vedete, il segno della derivata coincide con la monotonia della funzione. E fino a qua lo sapevamo tutti. Adesso però siamo entrati anche nel mondo della derivata seconda. La derivata seconda aggiunge, ragazzi, informazioni. Infatti abbiamo visto che quando la funzione ride, cioè la concavità verso l'alto, la derivata seconda è positiva. Quando la funzione è concava verso il basso, quindi dico che piange, la derivata seconda è negativa. E invece quando la funzione, diciamo, cambia di concavità, abbiamo quello che si chiama flesso. Okay? Il flesso infatti è caratterizzato da due cose. Ha la derivata seconda che fa 0 e la sua concavità cambia, quindi prima la derivata seconda cambia di segno nell'intorno destro e nell'intorno sinistro. Possiamo ragazzi ottenere informazioni, cioè possiamo ragazzi riempire questa cosa qua? Se ci pensate sì, perché f sta ad f' come f' sta a f secondo, quindi vuol dire che se f' è più e la sua funzione, che poi chiameremo il suo integrale, diciamo, è crescente, possiamo riottenere, visto che f sta f' come f' sta f secondo, se la derivata seconda è positiva, la derivata prima è crescente. Ok? Se f' è negativo, il suo integrale, la sua primitiva, diremo che è decrescente, e questa informazione la riotteniamo qui. Quindi vedete che concavità verso il basso, ad esempio, significa che la derivata è decrescente e concavità verso l'alto che la sua derivata è crescente. Ovviamente, quindi andiamo a vedere il flesso cosa fa. Perché ragazzi, lo zero, se viene tirato su, cosa crea? Potrebbe creare un massimo, un minimo o un flesso tangente orizzontale per la derivata. Questo poi ha delle applicazioni molto importanti, ad esempio quando si guarda la curva di una pandemia, dei contagiati nel tempo. Il flesso, ragazzi, se uno ad esempio guarda, ve lo dico subito perché è molto importante, se uno ad esempio guarda il numero di contagiati nel tempo, ragazzi, se questi sono i contagiati, ad esempio, questo potrebbe essere uno, cioè abbiamo un contagiato, cioè la prima persona che si è ammalata, che poi ha fatto ammalare tutti gli altri, il paziente zero. E poi qui magari abbiamo un milione. Alla fine abbiamo 1 milione di contagiati. Non contiamo quelli che si decontagiano, quindi contiamo solo quelli che si sono contagiati. Il giorno più brutto di tutti questi, ragazzi, è nel punto di flesso. Perché nel punto di flesso, che è questo, se voi ci pensate,
c'è stato un massimo della derivata, cioè la pendenza è stata, diciamo, il punto in cui la pendenza massima è questo punto qua. E se noi guardiamo i contagiati nel tempo, la derivata, ragazzi, cosa studia? La velocità con cui la gente si contagia ogni giorno. Okay? Quindi conta il numero di contagiati in più ogni giorno. Okay? E quindi se uno fa, ad esempio, adesso poi lo faremo dal punto di vista grafico, ma ad esempio guardando queste informazioni si può trovare che all'inizio, vedete qui c'era quasi un punto stazionario, quindi vuol dire, punto stazionario vuol dire che la derivata fa zero. Dopo, vedete, diciamo, la tangente ritorna a essere orizzontale, quindi dopo tanto tempo non ci si ammala più, dopo tanto tempo, il numero di contagiati in più ogni giorno tende a zero. Ma qui cosa abbiamo? Intanto abbiamo una funzione che sta crescendo. Una funzione che sta crescendo cosa vuol dire? Che la derivata è positiva. Vedete? Funzione crescente, derivata positiva. Quindi ad esempio vuol dire che la derivata, cioè il numero di contagiati in più ogni giorno, è sempre positivo. Non c'è gente che si decontagia, okay? Che guarisce. Poi, se noi vogliamo ad esempio studiare invece la velocità con cui, la gente si contagia, quindi C apostrofo, la derivata, studieremo ad esempio anche la derivata seconda. Quindi, vedete che qui la funzione è concava verso l'alto. Concavità verso l'alto vuol dire che la derivata è crescente. Questa cosa è scritta. Ad esempio, qua, derivata seconda positiva, derivata prima crescente. Quindi noterete una cosa del genere. Poi c'è un punto di flesso in F che diventa un punto stazionario nella derivata prima. Bisogna cominciare a leggere le funzioni e le derivate. E poi dopo abbiamo qualcosa che ha la derivata seconda negativa, vedete, è concava verso il basso, vuol dire che la derivata prima sta decrescendo. E infatti è tipico notare curve che proprio fanno così. Ok? Quindi il giorno più drammatico, quando c'è stato il picco di contagiati o il picco di morti, è nel punto di flesso, quando c'è stato il massimo di contagiati ogni giorno. Se questo valore fa 100, non vuol dire che qui ci sono 100 contagiati, ma che quel giorno il numero di contagiati è aumentato di 100.